Sant'Andrea Apostolo, abbiamo trovato il Messia. Abbiamo trovato il Messia. Queste sono le parole di Andrea nel Vangelo di Giovanni e sono parole che ci raccontano una gioia indescrivibile che non riesce a tenere per sé. Infatti, corre subito da suo fratello Simon Pietro per condividere con lui l'emozione di essere stato chiamato da Gesù, pescatore di Betsaida di Galilea. Discepolo di Giovanni il Battista, Andrea riconosce nel figlio di Giuseppe il falegname, l'agnello di Dio, e chiede: Maestro, dove abiti? Gesù risponde: Venite e vedrete. E l'Evangelista Matteo annota: Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Giovanni registra anche l'ora di quell'incontro, erano circa le 4 del pomeriggio. Comincia così un cammino di fede e di amicizia con Gesù, fatto anche di quotidianità. Andrea è tra i 12 uno degli amici più intimi del Signore. Assiste alla moltiplicazione dei pani e dei pesci e non teme di manifestare Gesù la propria incredulità. Cos'è questo per tanta gente? Gli Atti degli Apostoli narrano che insieme agli altri compagni si diresse verso Gerusalemme dopo l'ascensione. Alcuni scrittori cristiani dei primi secoli attestano che l'Apostolo avrebbe evangelizzato l'Asia Minore e le regioni lungo il Mar Morto, oggi infatti onorato come patrono in Romania, Ucraina e Russia. La predicazione del Vangelo prosegue poi in Acaia. Intorno all'anno 60, a Patrasso, Andrea va incontro al martirio, appeso a una croce che egli vuole sia a X, come per evocare l'iniziale greca del nome di Cristo. Secondo la leggenda aurea, prima di emettere l'ultimo respiro, egli avrebbe pronunciato queste parole: Croce santificata dal corpo di Cristo, croce buona. A lungo desiderata, da sempre ti ho amata e desidero abbracciarti. Accoglimi e portami dal mio Maestro. A lode di Dio.